Buonasera, siamo quattro amici al bar e parleremo di rally questa sera. Certo, rally, ne parliamo con un ragazzo giovane e due campioni esperti. Non sono tutti piloti, uno è anche un navigatore, Roberto Aresca, ciao. Buonasera a tutti. Buonasera Roberto, uno è diventato campione italiano WRC, Manuel Sossella da Vicenza. Buonasera a tutti. Giovane, ha 23 anni, però ha un neo, ha iniziato in pista con la Formula Azzurra, Kevin Gilardoni. Buonasera a tutti. Alla cresta lui, lo vedete? Lo vedete che bellino, che com'è carino, la gioventù. Ma come fai col casco lì? Ah, restano così sempre. Non ci credo. Hai un casco particolare. Le foto documentano. Era forte, era veloce. Quando l'ho conosciuto, Formula Azzurra, 2008, tanto grintoso, qualche staccata un po' a rischio però, eh? Sì, ci siamo giocati il campionato fino all'ultima gara, però terzo posto ci ha fatto onore comunque con le 6 vittorie. Chi vinse l'italiano, Formula Azzurra? Edoardo Liberati. Secondo? Non mi ricordo. Aia, l'abbiamo già beccato in fallo. Lui ha iniziato coi kart, è passato alle monoposto, ha rischiato di vincere la Formula Azzurra nel 2008. Pensate, aveva i 16 anni? 16 anni. E però cosa ci sta a fare in una trasmissione di rally, Manuel? Cioè, secondo te? Ma avrà sicuramente qualcosa a che fare con noi, ma noi che siamo dell'ambiente lo conosciamo, sappiamo che con il volante in mano anche fuori dalle piste è uno che sa darci dentro molto bene. È vero Roberto? Quest'anno ho visto che ha avuto un bel programma, ha fatto parecchie gare, quindi se è una persona che... Ma quanti, Manuel, quanti giovani ci sono quest'anno? Pensiamo un po', i ragazzi della CTM Italia, però poi ci sono tanti altri ragazzi come Kevin che si sta lanciando nei rally, vero? Io dico che era ora. Era ora che arrivasse un ricambio generazionale, che i rally nazionali, la nostra, diciamo, quello che è il nostro futuro cominciasse ad emergere. Abbiamo bisogno di giovani, d'altronde penso che sia io che Roberto, è un bel po' di anni che calchiamo. Roberto lui. Calchiamo le scene nazionali insieme con gli altri protagonisti del campionato italiano, del campionato italiano WRC. Quindi ben vengano i giovani, noi nel momento in cui saranno veloci meriteranno, ma anche senza meritare noi ci mettiamo da parte, lasciamo che vadano avanti loro e tengano alta la bandiera italiana, magari e soprattutto all'estero. Roberto Aresca, da giovane lui però, andava a ballare al Momber, è vero? Sì. Anch'io andavo a ballare al Momber. Vabbè, ma da Astigiani non è che c'erano molti locali, però finalmente comunque... uno che è veramente vicino di casa. Posso testimoniare. Sì, da Mombercelli, sì, esatto. Che bel nome, proprio suona Mombercelli. In dialetto come si dice? Mumbarse, cioè, è tutto detto. Lì non è terra di Langa però. Non ancora, lì è Monferrato e sono paesi... Ancora con la volta, con la gente di una volta, contadini veri. Col Vendur, quello, sì, là, esatto, quello che esatto. Ti macchia. Eh? Esatto, esatto. E il suo pilota, Ale Bosca, lui arriva dalle propaggini, dai confini della Langa, esatto. Da San Stevo, Santo Stefano Belbo. Esatto, esatto. Suo papà Roberto, Bal Bosca, Roberto Bosca, è il vero campione italiano della famiglia Bosca, perché Ale non è ancora. Sì, ci sta provando in tutte le maniere, spero che, siccome secondo me se lo merita, questo risultato arrivi al più presto, però nelle lunghe discussioni poi dobbiamo chinare il capo al capo in tutti i sensi, perché effettivamente ha vinto, mi pare, 2 titoli italiani di autocross negli anni 70, che andava molto in auge. Per forza, aveva la pista autocross lì a Santo Stefano, vero, sotto il ponte, quindi... È vero, è vero. Quanti anni? Anni 70, pensa Manuel. Kevin, anni 70 a te proprio... Penso che non ero ancora neanche nei programmi dei miei genitori. Com'è nata per te questo amore per le automobili, 4 ruote in genere? Ma a dire la verità è iniziato con le 2 ruote, a 2 anni. Ah, e però. Poi si è trasformato in amore eterno per le 4 ruote all'età di 3 anni, quando sono salito per la prima volta su un go-kart. E lì? Nei kart sei andato molto forte, anche Ale Bosca ha iniziato coi kart e anche lì ha fatto una bella carriera. Sì, esatto. E volevo dire che spezzare una lancia a favore dei giovani rispetto comunque a quelli che hanno iniziato direttamente con i rally, che chi viene dalla pista, io ho visto i giovani, hanno già una preparazione di base tecnica elevatissima, perché nella pista, dove conta il centesimo, il millesimo delle volte, si deve proprio cercare di limare il tutto per tutto, quindi loro per abitudine hanno comunque una buona conoscenza
no? E del mezzo che col quale devono partecipare a una gara, e poi hanno, sono anche, forse io ho trovato che sono più meticolosi nella messa a punto. È un'altra preparazione e approccio mentale alle competizioni, forse per questo che è andato così bene al Kevin all'esordio al Rally della Corsica. Ma può essere sicuramente, difatti io, seguendo quello che dice Roberto e anche l'esperienza di Kevin, cosa ho fatto? Ho preso mia figlia che ha 7 anni e l'abbiamo già seduta sul kart, quindi un po' alla volta speriamo. Tanto per portarti avanti col lavoro. Che poi non si sa mai cosa succederà, poi se le piacerà proseguirà, se non sa una cosa che non gradisce farà a meno, però intanto cerchiamo di adattarla già all'utilizzo del volante e a scontrarsi con i maschietti in pista, poi Kevin, vediamo cosa ne nasce. Non sono complimenti gratuiti così, perché sei qua... Probabilmente, sicuramente quello che dice, asserisce Roberto, ha una base di vero. Ma io ringrazio loro per le parole che hanno speso e spero in un futuro prossimo di riuscire ad ottenere risultati che... Ma è vero che chi arriva dalla pista ha questa preparazione? Ma io mi sono trovato molto a mio agio subito sulla macchina che ho portato al debutto, che mi ha portato al debutto nel Rally. Tu hai iniziato con le Renault. La Renault Clio R3 e... Posso confermare quello che hanno detto loro, perché in pista comunque si lima proprio, come ha detto giustamente, al centesimo, e arrivare a fare una regolazione di setup in una macchina da rally dove la differenza si sente anche un pochettino meno, comunque non è una cosa così molto scontata. Certo, però lui non è arrivato solo terzo nel Formula Azzurra, ha corso anche in Renault e mi pare che in Renault Alps 2000 tu abbia vinto. Sì, abbiamo vinto il campionato italiano. Abbiamo, di vedi, corre da solo in monoposto, abbiamo, vedi. È sempre un lavoro di squadra, è sempre un lavoro di team. Come nei rally, in pista, io credo che quando ci si misura, poi noi che abbiamo il navigatore, però dietro di noi, cioè del pilota e del navigatore, c'è anche la squadra. Ci sono tante persone che lavorano nell'oscuro, ci sono ragazzi che magari per consentirci di spingere un po' di più in prova si alzano presto la mattina, giusto Roberto? Sì. Controllano, vanno, girano sulle montagne a controllare le strade. Una volta si chiamavano ricognitori, adesso non si chiamano niente, però effettivamente vanno a cercare i ristoranti per andare a mangiare, anche se sì. Diciamo quello, però servono, sai, serve tutto. Io credo che proprio i risultati vengono da un lavoro di squadra dove ognuno con il massimo impegno dà del suo meglio per ottenere. Allora adesso ringraziate uno per uno, ringraziate i vostri, facciamo in modo così univoco, grazie a tutti coloro che vi danno una grossa mano. Sì, sicuramente. In questi team. Sicuramente. Tutto vero Roberto, un rally bisogna prepararlo bene. Sì, sicuramente. E scusami, non è vero che avete meno lavoro rispetto ai navigatori di una volta, avete un lavoro diverso. Esatto, condivido questa cosa, la preparazione nelle gare una volta... Non c'erano i parchi assistenza, quindi le medie da osservare erano molto importanti, il calcolo dell'anticipo per guadagnare più tempo, per poter fare degli interventi sulla macchina. Adesso quel parco assistenza praticamente viene annullato, perché il tempo è fisso per tutti, a patto quella piccola manutenzione che si ha quando c'è un problema, che può farsi solo l'equipaggio durante la gara, per il resto è tutto lì. Quindi bisogna conoscere bene il traffico, bisogna, ad esempio per un navigatore non puoi calcolare bene gli anticipi, quello sì, però è meno influente rispetto a una volta. Adesso sulla vettura, essendo così performanti, ci sono dei lavori, dei compiti che deve avere anche il navigatore, anche a livello tecnico sulla macchina, che sono importanti. La macchina non è complicata solo per il pilota, ma è complicata anche poi per il navigatore, e quindi nulla va lasciato al caso. Le gare sono ristrette, il chilometraggio è ristretto, e questo fa sì che l'errore, anche minimo, si paga caro. Kevin, tu hai iniziato i rally perché e quando? Ma abbiamo iniziato per gioco il rally di Monza nel 2014 13 nel 2013, e poi nel 2014 abbiamo iniziato con la RON di casa, che è la RON del Ticino. Poi tu sei di? Sono nato sugli ultimi 3 chilometri della prova speciale Val Cavagna del Rally di Como. Che non la conosce assolutamente. No, la conosciamo, no. e poi da lì è partito per gioco, e poi è stato un graduale allontanarsi dal mondo della pista ed un altrettanto graduale avvicinarsi al mondo dei rally. Quindi da promessa della pista, della velocità, delle monoposto, a promessa nei rally. Bisogna poi sempre correre dove si ha la possibilità, e mi sono ritrovato soprattutto all'inizio di quest'anno con due grandi porte aperte, che erano: uno, l'opportunità che mi ha dato Renault Sport e Gima, e due, la seconda opportunità che è stato... Quindi la prima gara impegnativa cos'era? Il 1000 miglia di quest'anno? 1000 miglia, poi siamo passati all'Elba e poi abbiamo continuato con l'IRC, e la seconda opportunità è stata, penso, una delle più grandi opportunità della mia vita, che è stata l'essere
aver avuto l'onore di essere stato il secondo pilota italiano ad essere andato in NASCAR in America, negli Stati Uniti. Grazie a Max Papis, un tuo conterraneo. Grazie a Max Papis e ad Emerson Fittipaldi che hanno lavorato duro per permettermi ancora anche quest'anno di essere al via di questa serie. Infatti questa curiosità spicca nel tuo curriculum, questa partecipazione alla NASCAR americana, queste tre gare, due gare. Ad agosto, sì, e vorrei aprire una piccola parentesi perché tanti dicono che sono due mondi completamente opposti, l'America e i rally in Europa. Beh, distanti lo sono, anche concettualmente. Distanti lo sono, concettualmente penso che ritornino, io sfortunatamente non li ho vissuti, ma quello che erano i rally e loro magari me lo possono testimoniare qualche anno fa, perché prima stavo discutendo con Manuel di quello che è l'America, e l'America è ancora, il pilota si deve fare il mazzo, diciamo, per salire sulla macchina. E c'è una figura negli Stati Uniti che io andrei ad avvicinare a Roberto, che è quella dello spotter, che è quella persona che sta sulla torretta, ogni pilota ha il suo, e durante la gara ti parla per tutta la gara dicendoti quello che devi fare. Tu non hai tempo a 300 all'ora di guardare davanti, dietro, di fianco quello che sta succedendo. Quando poi ti trovi in three wide, che sono le tre corsie, ti trovi veramente in difficoltà, e senza quella persona che riveste il ruolo di navigatore esterno, riesci a fare... Navigatore non in macchina. Navigatore non in macchina. Nella radio, c'era sì, nelle cuffie. Esatto. E quello mi ha aiutato molto a relazionarmi anche con il navigatore. Però vediamo di rimanere nel nostro, soprattutto di capire che cos'è il campionato italiano WRC e che cosa è successo, cosa sono i rally in Italia. C'è il servizio di AC Sport che racconta proprio quest'ultima gara. Cosa può essere successo? E così poi dopo ci dirai nuovamente, ci spiegherai ancora meglio queste diversità. È la 34esima edizione del Rally Trofeo ACI Como, gara organizzata dall'Automobile Club locale a consegnare il titolo italiano WRC al termine di una stagione bella e incerta che vede al suo ultimo atto ancora quattro piloti in lizza per il tricolore. Al via naturalmente tutti i favoriti della serie, contrapposti però ad una folta pattuglia di forti piloti locali. Di grande valore quindi il parco partecipanti, tra l'altro particolarmente numeroso, con 117 iscritti, di cui ben 11 War Rally Car, vetture dal grande fascino e dalle elevate prestazioni, comprendendo in questo numero anche 35 auto ed altrettanti equipaggi che si contenderanno il secondo rally nazionale ACI Como ed una quindicina di auto che si annunciano al via del raduno ACI storico. Quattro quindi i contendenti per la vittoria nel campionato italiano WRC. Ad aprire l'elenco dei favoriti Alessandro Bosca, al volante della Citroën DS3 WRC, leader della classifica ed in gara con il numero 1. Il suo obiettivo è quello di non commettere errori, ma di guardarsi anche le spalle dagli altri contendenti. Dietro di 8 punti nella generale segue il vicentino Sossella, navigato da Gabriele Falzone, pronto a tentare il tutto per tutto in una gara che l'ha visto vincitore della scorsa edizione. A darsi battaglia e con ancora qualche ambizione tricolore ci saranno anche Marco Signore e Patrick Bernardi con la Ford Focus WRC, terzi in classifica assoluta, e l'aostano Elvis Chantre con Eric Marcori, quarto dopo il round di San Martino di Castrozza. Le prime due prove su fondo viscido fanno già classifica. A vincerle entrambe è Manuel Sossella, che vola letteralmente, arrivando al primo parco assistenza di Porlezza con 21,8 di vantaggio su Perico, dopo aver tenuto un passo nettamente superiore a quello di tutti gli altri. A giustificare parzialmente il ritardo di Perico un principio d'incendio dovuto a problemi al freno a mano che ha rallentato la corsa del bergamasco. Terzo è Fontana con la sua Hyundai a 23,2, un po' lento nella prima prova conclusa con il settimo tempo e poi molto più veloce sulla lunga Val Carvagna. Seguono poi Porro a 28,4, non partito con la consueta grinta, e Chantre quinto a 33,1 con la vettura che si è spenta un paio di volte in prova. Già a 33,9 invece Marco Signore, che non si sente evidentemente a proprio agio su queste insidiose prove del mattino. Solo settimo e quindi in evidente difficoltà Alessandro Bosca, già a 47,7 dalla vetta. Per le sue velleità di vittoria del titolo urge un netto cambio di passo. Silva, che si gira due volte nella prima prova, Ambrosoli e di due re con Alessandro, che ora davanti al padre Felice, rallentato da problemi al freno a mano.
Dopo il riordino di Porlezza si torna sulle prime due prove speciali per il secondo giro, un giro che rimescola le carte in tavola con i distacchi tra i primi che si stringono, lasciando ancora tutto aperto sia a livello di gara che di campionato. Sossella infatti mantiene la testa, ma perde gran parte del suo vantaggio a favore degli avversari, in particolare di Elvis Chantre, che con un passaggio mostruoso sulla lunga prova di Val Carvagna sale in seconda posizione con soli 8 secondi e 5 di distacco dalla vetta. Fanno bene anche Porro e Perico, che concludono il giro rispettivamente a 10,8 e a 11,2 di distacco da Sossella, proponendosi tra i favoriti per la volata finale. La prova lunga fa perdere qualche secondo a Fontana, che comunque rimane a 16,2 dalla vetta, che chiude il lotto dei piloti in corsa per la vittoria in gara. A completare le prime 10 posizioni si inseriscono Signor, sesto a 34,7, Silva, settimo a 1,35,3, Felice Re, ottavo a 2,11,4, Alessandro Re, nono a 2,25,2, Baccega, decimo a 3,08,7. La Val Carvagna è fatale invece ad Alessandro Bosca, che al momento sembra mettere da parte ogni speranza di successo nella serie tricolore. Il piemontese sbatte e rompe un cerchio, accusando un forte ritardo e decidendo di conseguenza di fermarsi. Si ferma anche Ambrosoli, che tocca in maniera decisa con la sua Citroën C4 VRC, fermandosi. Dopo il nuovo riordino di Porlezza, gli equipaggi si trasferiscono da una riva all'altra del lago Lario con il traghetto, un trasferimento sui generis, peraltro già fatto in altre occasioni, che permette ai piloti di avere qualche minuto di relax. Tra loro manca Felice Re, che decide di chiudere in anticipo il suo non certo fortunato rally a Cicomo. Tutti gli altri si trasferiscono verso la prova di Pian Arancio con i suoi due passaggi di 22 km totali, chiamati a decidere i destini della gara e del campionato. Pian Arancio si rivela subito decisiva con Chantre, che si ferma per problemi al turbo già sul primo passaggio, lasciando in pratica via libera a Sossella verso il titolo, mentre per la vittoria della gara si va verso la prova finale con Sossella davanti con soli 5 secondi e 7 su Porro, 14,5 su Fontana e 15 su Perico. L'ultimo tratto cronometrato suggella la clamorosa giornata di Manuel Sossella, che vince gara e titolo. La gara con soli 5 decimi di vantaggio su uno strepitoso Porro, che manca di un soffio il sorpasso decisivo. Terzo è Perico e quarto Signore, mentre nell'ultimo tratto cronometrato finisce la gara di Fontana, che esce leggermente di strada, quel tanto da non poter ritornare più in strada. Il 2015 sarà quindi ricordato come un anno strepitoso, conclusosi con una gara straordinaria, che non ha fatto che sottolineare ancora una volta la grande professionalità dei suoi protagonisti. Sì, è stata una giornata grandissima, abbiamo attaccato subito la mattina, poi ci siamo un po' complicati la vita sul secondo passaggio della Cavarnia, dove su un tornante abbiamo dovuto far manovra, abbiamo tenuto duro. Devo ringraziare la Tamauto, in particolare Gianluca Zonca, che ci ha dato una macchina super affidabile che non ha mai avuto problemi. Ringrazio Michelin per le coperture, Gabriele, che insieme a me ci ha sempre creduto, qualche volta anche più di me, tutti gli amici, le aziende che hanno investito su di noi, che ci consentono di correre con le VRC, e per ultima anche la mia famiglia, perché senza di loro, con due bambine piccole, senza mia moglie sarebbe veramente difficilissimo. Quindi abbiamo coronato un sogno di bambino, questo per me è davvero un sogno di bambino, di vincere un titolo italiano, è fantastico e ci gusteremo questa vittoria fino in fondo. Per me è una vittoria importantissima, perché a 50 anni pregiarsi di un campionato italiano è tantissima roba. Voglio ringraziare come soprattutto Manuel, Tamauto, tutti quelli che hanno creduto in noi, è stato fantastico, stupendo, bellissimo. Sì, ci è mancato veramente poco, mi spiace perché ci eravamo quasi riusciti. Purtroppo sulla Cavarnia stamattina abbiamo pagato le condizioni del terreno, che con la nostra macchina non erano ideali, erano un po' più pesanti rispetto alla Fiesta. Dopo siamo sempre andati forte, abbiamo attaccato 5 decimi, io più di così non riuscivo a fare, penso di aver fatto bene, di aver fatto divertire anche il pubblico. Beh, campionato, vanno forte, e fare i complimenti a Sossella, a tutti, Porro, diciamo che io ho sofferto un po' dopo un anno che correvo con la VRC, non era sicuramente la gara più giusta nelle situazioni di oggi per prendere il feeling, sarebbe stato molto meglio se fosse stata una gara asciutta, secca tutto il giorno. No, alla fine non siamo rimasti molto contenti di come è andata, perché comunque non siamo mai stati competitivi al massimo, soprattutto sulla prova lunga. Qui i locali mi dicono che devo venire altre 2 o 3 volte per fare i loro tempi, quindi verremo altre 2 o 3 volte.
Sì, diciamo che è una gara che non ha deluso le aspettative, è stata una gara molto combattuta, tutto nel filo di secondi, una bella giornata di sport, prove molto tecniche, anche insidiose stamattina perché c'era molto umido, però tutto è andato bene, quindi sono contento che il campionato si sia deciso proprio qui a Como. Tra i giovani, vittoria nel trofeo per il giovane di Frosinone Daniele Maroccia. Sì, alla fine ci siamo riusciti, purtroppo è stato un campionato difficile per quanto riguarda i problemi che purtroppo ancora tuttora non riusciamo a risolverli. Oggi abbiamo avuto altri problemi, lo stesso di San Martino, siamo stati un po' sfortunati durante questo campionato, però alla fine siamo riusciti a prendere l'obiettivo, quindi siamo contentissimi di tutto ciò, ecco. Al Rally di Como, tra i partecipanti al Suzuki Rally Cup, trofeo già assegnato con una gara d'anticipo a Marco Cappello, il miglior tempo è stato realizzato dal bresciano Gianluca Saresera insieme ad Andrea Tumaini su Swift Sport 1006. Eccoci rientrati. Allora, secondo me tante differenze ci sono tra l'America e l'Italia e tra le gare di un tempo di oggi. Soprattutto nel campionato italiano WRC. 5 piloti per l'assoluta. Sembra il titolo di un film, Manuel. Eh sì, 5 combattenti per un solo trofeo, potremmo dire. È stata una stagione super combattuta, credo a dei livelli molto molto alti. L'abbiamo ripetuto tutti nelle varie conferenze stampa che si sono succedute gara per gara. Abbiamo cercato tutti di spingere il più possibile per portare a casa questo titolo che credo fosse importante per ciascuno di noi. Alla fine abbiamo vinto noi, ma abbiamo avuto degli avversari di altissimo livello. Una vittoria di rimonta, così si potrebbe definire, perché la prima gara al Mille Miglia non c'eri. Una vittoria di rincorsa la chiamo io, a rincorrere gli altri. A rincorrere gli altri, e poi sì, all'ultimo tu sei l'uomo di Como, te. Como asciutto, bagnata. Sì, l'anno scorso avevamo fatto bene, quest'anno abbiamo fatto meglio, nel senso che quest'anno abbiamo coronato la vittoria di Como, ci ha dato il titolo di campione italiano di WRC, l'anno scorso ci ha resi felici ma ci ha fatto far di conto e capire che avevamo perso il campionato per mezzo punto. Ah, Roberto, 5, allora, Bosca, Sossella. Poi? Porro, Signora Scentre. C'è tanta roba. Sì. Più i vari outsider che si sono presentati. Poi Fontana due volte, esatto. Perico ancora qui a Como, Rossetti. E poi abbiamo avuto Rossetti al Mille Miglia. Cioè, è importante anche perché questi personaggi dal regolamento non prendono, anche chi non è iscritto al campionato, ma fanno riferimento, non prendono i punti per la classifica. Ma li toglievano. E suoi, per voi, sono termini di paragone importanti. Sì, esatto. Ma io credo che un personaggio, io adesso a Mille Miglia, come sappiamo, non c'ero, però un personaggio come Alessandro Perico. Perché non c'ero? Perché ci mancava il budget. Questa semplice ma idilliaca risposta. Purtroppo era così, abbiamo dovuto saltare e abbiamo in saltato proprio. In quell'opulenta Vicenza degli orefici manca anche il budget. Sì, c'è tanta difficoltà anche a Vicenza, parlavamo prima con Kevin, un paese che sicuramente non aiuta chi ha intenzione di investire, soprattutto nel mondo dei motori, però va bene, ce l'abbiamo fatta lo stesso e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Tanta concorrenza, per termini di paragone dicevamo prima come Rossetti o come Perico, al Como ci fanno capire che il livello del campionato era molto elevato. Il livello di campionato, tu hai vinto l'IRC, cioè me la lanci in questo modo e io ti ci riporto dentro. Tu hai vinto l'IRC, adesso hai vinto il WRC, al secondo anno che corri. Però il secondo anno hai dovuto prendere le misure di questa 1600 WRC. Sì, in realtà la misura l'avevamo già cominciata nell'ultimo anno di IRC. Più che altro io l'anno scorso ho dovuto conoscere le gare. Perché tolto Como, che era una gara che avevo già disputato nel 2013, per me erano tutte gare nuove. E il primo anno con la WRC non è semplicissimo, come diciamo noi, cacciarsi dentro sulle prove. Cercare... E che tipo di WRC è questa, Roberto? La 1600? Ma è una macchina interessante. Rido perché
prima durante il servizio hanno parlato molto, e questa è la grossa differenza. La 1600 rispetto alla WRC 2000 bisogna guidarla da cattivi. Esatto, esatto. Aiuta di meno perché ha un propulsore più piccolo, è un motore 1600 di cilindrata contro la 2000 e non ha nessun tipo di elettronica per quanto riguarda la trazione o altre cose, la gestione anche del solamente cambiare le marce. Dei 5, 2 eravate con le 1600, 3 con le WRC 2000 di cilindrata, ma la differenza si limita, sono quei pochi 30 cavalli di differenza che avete, giusto? Ma sai, noi dicono sempre, ma voi con le 1600 avete un telaio, avete le sospensioni di tutta la generazione. E poi siete più leggeri, no? È più piccolo, no, il peso è uguale. Poi io però faccio un piccolo paragone, è più facile recuperare al tuo avversario il rettilineo accelerando tanto, qui che è abbastanza semplice per tutti, o dover recuperare nelle curve? Beh, Paolo Porro, ti è arrivato a niente, Paolo è stato molto bravo a Como. Noi, come abbiamo detto e continuo a ripetere, abbiamo sfruttato le prime prove molto umide, molto scivolose, un'ottima gomma Michelin che ci ha assistito e abbiamo dato tutto quello che potevamo, come le condizioni hanno volto verso l'asciutto. Quindi vuol dire che loro non hanno la stessa trazione che hai te sul bagnato? Non hanno la stessa semplicità di guida o facilità di guida, nel senso che la 1600 è tanto pilota e meno macchina, non perché questo io sia bravo, ma cerco di trasmetterla in modo semplice. Ma perché cosa hai in meno o in più rispetto alla 2000? Ma un motore meno brusco che ti avvantaggia sui fondi a bassa aderenza e ti svantaggia quando è asciutto. Ha una ciclistica che si adatta molto di più perché di ultima generazione, ha i fondi a bassa aderenza, però ha pochissima influenza quando è asciutto. Cosa succede? Che quando è asciutto e scivola tanto devi metterci di tuo. Tanto io quanto Ale bisogna cercare di inventarsi allora qualcosa. Allora mi porti a pensare che una WRC 1600 sia una vettura adatta per i piloti che arrivano dalle trazioni anteriori. Ale Bosca, questo voi avete dimostrato che con le Clio andavate molto forte, e quest'anno prima di trovare la macchina giusta, perché hanno iniziato con un tipo di vettura, sono passati con una Fiesta, sono passati poi alla Citroen se non sbaglio. Sì, esatto. Sì, effettivamente abbiamo fatto un anno intermedio con la Super 2000, però effettivamente non c'è tutta questa differenza tra la Super 2000 e la WRC 1600 per quanto riguarda l'erogazione della potenza, rispetto che comunque voi avete corso e vinto l'italiano Super 2000 WRC, campionato WRC con la Peugeot 207. La Copaxai, esatto. La Copaxai. Esatto. Credo che sia più difficile il passaggio, dalla mia esperienza, dalla WRC 2000 alla WRC 1600, è più complesso che dalla Super 2000 passare alla WRC 1600. Che idea te stai facendo? Che deve salire sulla WRC 1600 per provarla. Questo è l'unico consiglio che possiamo dargli. Ma io dal mio canto ho provato soltanto l'R3C e l'R3T, però sono macchine che sicuramente ti prendono alla gola, ma il nostro obiettivo è quello di arrivarci step by step e non bruciare le tappe, diciamo. Hai dovuto cambiare molto stile di guida dalla pista ai rally? Io penso che l'ideale esca quando si riesce a mischiare lo stile che si va in pista con lo stile che si ha nei rally. Perché ci sono dei fattori rallistici che aiutano quando si torna in pista e viceversa. Però abbiamo dovuto lavorare molto e non nascondo che ancora oggi dobbiamo lavorare tanto. Quanto per è più bello il rally rispetto alla pista? Sono domande che è come dire preferisci la Hunziker o la Canalis. È molto difficile dare una risposta, nel senso è più bello perché senza nulla togliere tutte le altre. È più bello perché si riesce ancora a vivere, seppur in parte mi dicono rispetto a quello che si viveva qualche anno fa, la passione delle persone che stanno fuori questo ambiente e vengono a vedere le gare. Mentre la pista è ancora troppo vincolante, diciamo, per alcuni eletti o comunque per alcune persone che hanno la volontà di... Ci vogliono più soldi a correre in pista o più soldi a correre nei rally? A parità di livello, nei rally siamo a un quinto della spesa che servirebbe per correre in pista. Tu hai voluto, anziché debuttare su una WRC, correre Corsica. Perché? Mondiale. Io credo che una gara come il Corsica, che comunque penso ci abbia onorato per il risultato che abbiamo conseguito, è difficilissima, ti confronti con i migliori piloti al mondo e prove da 49 km, che in Italia forse c'è soltanto la Ronda del Sanremo, se non sbaglio, sì, che ci arriva vicino, tra l'altro di notte. Beh, Como 28 km, no? Una prova. La prova della Val Cavagna è tosta, per informazioni contattare Marco Signor, che era diversi anni che non veniva, e quando ha steso le note di Como mi ha detto io non ho capito assolutamente niente della Val Cavagna, perché è una prova che bisogna conoscere con gli anni. Roberto, quindi
ci vogliono anche i navigatori esperti. Sì, e poi la differenza che hanno tutti i piloti, perché ho notato i tempi degli anni scorsi, i tempi di quest'anno, quando passano la prima volta fanno un tempo, quello che abbassano nel tempo, a differenza ovviamente del meteo, però tolgono tantissimo sulla Val Cavarnia, perché comunque non gli puoi dare del tu subito per la confidenza con la prova. Ad esempio prove tipo la Valmalene, 26 km del San Martino di Castrozza, comunque si toglie 5 secondi, 10 secondi su 26. Da un passaggio all'altro. Invece cioè, qua si toglie si tanto. Si è più veloci nel secondo passaggio. Sì, si è più veloci, però si toglie poco in proporzione al chilometro. Qua si toglie quasi un secondo al chilometro, se non di più. Quindi meglio il WRC quest'anno o quello che abbiamo visto nel calendario per il 2016? Ne possiamo parlare e vediamo cosa ne dice non un pilota, lo è stato a suo tempo, anche lui qualcosina ha fatto. Gigi Brunetta. Ciao, ciao a tutti. Ciao Gigi. Ciao Gigi. Ciao, Gigi. Ciao. Ciao ragazzi. Gigi è stato pilota, poi è passato dall'altra parte, è diventato uno dei migliori organizzatori di rally d'Italia, organizza con tutta la sua capacità, la sua esperienza, la sua grinta, la sua passione, il suo amore. Guarda quanti belli aggettivi. Il rally della Marca. Grazie, è troppo buono. E beh, per organizzare una gara così impegnativa, se non ci metti molto del tuo, è difficile. Sì, beh, siamo già in movimento per il 2016, per il rally della Marca e per il campionato italiano WRC. Oh, qui vogliono già le prove speciali di un altro anno, eh. Abbiamo tre piloti che un altro anno la correranno, quindi... Daremo l'IBAN e poi mandiamo il percorso. Allora, meglio il WRC 2014-2015 o il 2016 che verrà? Beh, naturalmente è sempre un crescendo. Noi siamo al secondo anno già passato, potremmo fare un bilancio e siamo qui per seminare, per imparare, per cercare di far meglio. Tant'è vero che adesso, come abbiamo sempre fatto, faremo delle telefonate, mi confronterò con i ragazzi, con gli amici, con i piloti che fatalità sono i nostri clienti, per capire cosa ha funzionato quest'anno e cosa eventualmente c'è da correggere per tutte e sei le gare del 2016. Anche perché diciamolo, tu sei anzitutto un appassionato, tua moglie e tutto il tuo staff, chapeau, grande lavoro, in una zona dove comunque è facile correre, ma ha anche i suoi problemi. Però ti sei caricato di un'altra responsabilità, affianchi la federazione nella, diciamo, promozione di questo campionato italiano WRC, anche se la federazione infatti quest'anno su questa serie ha investito molto. Sì, beh, io in primis devo ringraziare la federazione che ci ha dato il titolo di campionato italiano, sicuramente questo è il valore aggiunto massimo. Poi io devo ringraziare gli organizzatori, gli altri organizzatori che hanno un po' creduto nelle proposte che abbiamo fatto due anni fa, quello di metterci assieme, di unirci, che sicuramente da una collaborazione nascono cose importanti. Siamo riusciti a mettere assieme tre montepremi che hanno dato un bel risultato. Ci dispiace che sia uscito uno degli organizzatori, che è Lanterna, che ringrazio per tutto quello che ha fatto per noi. Naturalmente bisogna sempre guardare avanti. Cioè, si uscito cosa significa per chi non sa cosa sta avvenendo, cadendo in questi giorni? Allora, da ieri mattina è uscito il calendario ufficiale di quelle che saranno le sei gare del 2016. Naturalmente abbiamo chiesto che rimanessero sei per non caricare di costi aggiuntivi. E in questo siete stati i precursori di questa nuovo modo, cioè solitamente i campionati si distinguevano per essere molto lunghi nel calendario. Sì, ma abbiamo visto che quando il calendario del CIR, il vecchio CIR, era 10 gare, le case, i piloti chiedevano la riduzione a 8. Noi con le 6 gare pensiamo di aver raggiunto quello che è l'ottimo per questo compromesso, per avere un campionato importante che sia con 6 gare conosciute, blasonate. Il 2016 vede il Mille Miglia, vede l'Elba, il Salento, Marca, San Martino e Como. Sì, beh, io concordo pienamente con Gigi. Sei gare credo che per un campionato di piloti, soprattutto privati, sia più che sufficiente, perché se cominciamo ad allungare i campionati, poi il problema è che riescono già
non si riesce ad correre tutte le gare, quindi con 6 appuntamenti ed uno scarto si riesce a gestire anche con le WRC, che hanno dei costi molto importanti, una partecipazione intera al campionato. Come hai visto, noi abbiamo saltato la prima gara, abbiamo quindi considerato quello come il nostro primo scarto. Se andassimo ad aggiungere altre gare diventerebbe difficile poter affrontare un campionato, quindi comunque si sarebbe obbligati, credo, dai budget a scegliere determinate gare piuttosto che altre. Vero, chiaro, Kevin, anche per un giovane? Ma sicuramente, anche perché ok, le nostre macchine costano meno sicuramente paragonate ad un WRC, però anche, siamo anche in una posizione ancora più difficile e reperire il budget è diventato il problema principale, e lo scarto aiuta sicuramente tutti i ragazzi della mia età che comunque peccano magari più di inesperienza rispetto a dei campioni come qui presenti. Gigi, in studio con noi abbiamo Kevin Gilardoni, uno di quegli esponenti, di quei giovani ragazzi che hanno scelto il WRC per debuttare nei rally, per farsi una carriera nei rally. Sì, e noi teniamo molto ai giovani, che sono poi la linfa importante per andare avanti. Tant'è vero che stiamo lavorando per portare un montepremi ulteriore. Qui ringrazio naturalmente, oltre alla federazione e gli organizzatori, ringrazio la Michelin che ci ha permesso di creare un montepremi importante. Stiamo lavorando invece per il 2016 per poter dare qualcosina di più ai giovani, naturalmente, magari montepremi in materiale che possa supportare la carriera di questi giovani ragazzi che si avvicinano a gran fatica anche loro a questo mondo. Una domanda tecnica prettamente all'organizzatore: meglio i rally con una o due prove lunghe e altri interlocutori, oppure rally con prove speciali tutte uguali, dai intorno ai 10 km? No, noi, allora, naturalmente questo è il mio punto di vista. Noi abbiamo come marca, abbiamo una prova che è sui 21 e le altre sono sui 14-11 km. Come San Martino ci sono prove anche lì da 26 e prove da 14. Cioè, diciamo che il minimo per una prova secondo me dovrebbe essere dai 10 km e poi avere la prova lunga mette a capacità l'abilità del pilota, perché cioè, se abbiamo prove più corte allora andiamo su altre serie che potrebbero essere i vecchi Coppa Italia, gli attuali TRN. Ho capito. E la prova spettacolo serve comunque come aiuto alla promozione? Allora, la prova spettacolo... Voi avete sempre avuto la Zadra, come Zadra Circuit? No, Zadra Ring. Siamo attorno ai 3.000 spettatori. Sicuramente è un bel modo per avvicinare e portare il pubblico ancora più vicino ai piloti e alla competizione. Naturalmente non ti nascondo che come organizzatore invece è un buon sponsor. Non ho capito la parte finale. Invece... È un buono sponsor, la è un buon sponsor per l'organizzatore, ci permette di fare cassa, perché naturalmente noi l'abbiamo detto, quindi. Però dai, ultimamente vi è riuscito un buon lavoro. Come dicevi te, fa immagine e qui mi permetto di rilasciarmi un altro discorso, che ringrazio ancora la federazione, perché quello che sta facendo per l'immagine. Mediamente abbiamo notato che abbiamo circa 8 ore di televisione ogni gara, carta stampata che ne parla anche qui, di supporto poi ai piloti che corrono, perché magari riescono a vendersi anche meglio. E questo è sempre molto importante, anche per Shakedown è importante esserci, e chiaramente faremo di tutto per proseguire e seguire al meglio. Infatti parliamo più di WRC che di CIR, perché già CIR ha tanta visibilità. E niente, vediamo il 2016, ci prepariamo adesso alla premiazione dei campioni a fine stagione e poi alla nuova stagione di gare. Chissà quante belle novità starete preparando tutti voi organizzatori assieme. Sicuramente stiamo lavorando per migliorare quello che magari c'è da migliorare. Stiamo lavorando per un format nuovo con un village, faccio una piccola anticipazione, che potrebbe essere un village comune per tutte e sei le gare con mini expo e naturalmente poi ci saranno altre sorprese che andremo a svelare durante le premiazioni, che saranno poi anche le presentazioni del 2016.
Noi ti salutiamo caramente, caro Gigi, salutiamo tutto il tuo staff, la tua famiglia e buon lavoro. Buon lavoro Gigi. Grazie a Enzo Branda, complimenti a te, complimenti a Manuel Sorsella e complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato. Vi aspettiamo per il 2016, in bocca al lupo a tutti. Grazie, ciao altrettanto. Bene, avete sentito Gigi. Gigi è sempre lui che promuove queste nuove, Roberto, c'è sempre qualcosa, è un vulcano. Sì, poi è, meno per quanto mi riguarda, ma penso anche che loro, è una persona estremamente disponibile. E questo permette un dialogo, non c'è mai, alla minima, tutte le informazioni non vengono filtrate da terzi, c'è un contatto diretto con lui e questo ti mette a tuo agio anche nella scegliere della gara, scegliere il campionato. C'è una persona che se ti segue come se fosse proprio un cliente a tutti gli aspetti, quindi è bello da quel lato lì. Altri lo fanno meno, ma forse per carattere. Lui ho visto che è molto disponibile, magari come ex pilota proprio lo sa come si fa e vede questa cosa sotto, sa come sono i piloti, sa che deve anche coccolarli ogni tanto. Roberto Resca è un formatore, ci dice così adesso, formatore, cioè fa i corsi per i giovani navigatori e non solo, richiestissimo, ve lo assicuro. Adesso piano piano dice inizio a sentire un po' di stanchezza. Roberto, il VRC per un giovane come Kevin? Ma direi che va benissimo, anche perché comunque a livello di impegno diciamo che un giovane ha più tempo rispetto a chi ha una famiglia e chi quindi ha un lavoro. Potrebbe anche. Sì, la gara comunque è molto ristretta, molto concentrata, sia come parlavamo prima delle prove. Sì, comunque ma sono gare dove, scusa se ti interrompo, proprio al Marca, 5 piloti in 9 decimi, cioè sono. Il livello competitivo è molto alto in tutte le categorie. Le prove, come ho detto Gigi prima, le ha chiamate classiche. Perché sono classiche? Perché comunque si sono fatte tante volte e non hanno tutti sti segreti, diciamo, no? Non si può mica inventare. Esatto, tanto. E questo fa sì che ovviamente tutti arrivano, cioè ci sono poche le gare dove un pilota magari può arrivare impreparato e da quel lato lì è bello anche per quello, nel CIR è uguale, nel senso che le prove sono sempre quelle lì da anni. E infatti i giovani da un lato rispetto ai vecchi sono un po' penalizzati da quel lato lì. Però devono imparare, quindi è giusto che trovino lungo. Certo. Kevin, non puoi aver tutto facile così, alla tua, proprio all'inizio, pronti via, vado lì e vinco tutto. Ma difatti quando poi capita di parlare con i colleghi, ti ricordi la prova dell'anno scorso, è successo questo, dico guarda per me tutte le volte, ogni rally è la prima volta, quindi diciamo la che... prima volta nel rally, cos'era, il 1000 miglia, a parte il Monza? No, la Ronde del Ticino. La Ronde del Ticino, ma nel VRC, 1000 miglia quest'anno. 1000 miglia quest'anno. Che eri un po' adombrato. Siamo partiti, tra virgolette, in ritardo con un progetto che poi è cambiato nel corso della stagione. Infatti io durante l'intervista non capivo cosa tuo papà, perché suo papà segue il figlio da sempre, non solo da quando aveva 16 anni in pista, ma anche nei rally. Sì, è partito un progetto che, come ripeto, è partito in ritardo, abbiamo avuto le nostre problematiche iniziali, poi a aprile siamo ritornati in Gima e abbiamo iniziato un'escalation che penso i tempi lo dimostrano, ci hanno portato a ridurre molto il gap rispetto a un Vescovi e un Gasperetti che reputo tra i più forti. Reputo tra i più forti in Italia sull'R3C. Penso che Vescovi rappresenta l'icona del pilota da due ruote motrici, trofeista in Italia. Ma non solo trofeista, cioè è vero. Di una velocità, di una costanza assoluta. Mi sembra adesso, non vorrei dire una stupidata, che abbia sbagliato pochissimo anche quest'anno. Quindi di una costanza di rendimento allucinante, veramente molto Roberto. No, c'è Roberto un è una macchina importante. Da guerra, ho visto dei tempi al Salento spaventosi per correre con una Clio R3, quindi tanto di cappello, hanno un bellissimo termine di paragone e d'altronde quando io ho cominciato nel 1993 con i rally sprint guardavo i vari piloti che correvano nella mia classe, già lì che no, Vescovi no, ma c'erano degli altri e si usciva dalle prove in 4 km davano 30 secondi, quindi ho capito che bisogna aver fatto molta da gavetta ed è quella che ho consigliato a Kevin. Piccoli passi in escalation e poi sicuramente quando salirà, e gli auguro di salire il prima possibile sulla VRC, sicuramente i risultati arriveranno e lo dimostra. Vorresti salire sul VRC il prima possibile? Ma è stato un suo suggerimento, diciamo. Al sospirone, pausa, la pensiamo però, bene. Però ripeto, io credo che bisogna avere, come quando si costruisce una casa, bisogna avere delle buone fondamenta e mi devo creare le ossa e fare la gavetta il più possibile in queste categorie propedeutiche che reputo dei trofei molto interessanti. Reno Sport, il campione italiano VRC, Michelin, i vari trofei, comunque Pirelli stessa offrono
molti incentivi per noi giovani, e farsi la gavetta lì l'ha dimostrato Ale Bosca nel corso della sua carriera. Già, mi stai proprio lanciando, stavo proprio pensando, Roberto. Manta vince chi cavota. Sì, vabbè, nelle gare di zona siamo riusciti, quest'anno siamo riusciti a vincere una gara come il Salento. E bella gara. È una gara diversa rispetto alle altre. Una bella gara vostra, cioè sì, guidata bene, no? Sì, sì, attaccando. Poi è una gara che mette in risalto... Siete stati in testa al campionato. Esatto. Ma poi, e poi niente, siamo andati, ma il livello era valido. Ci sono presentati all'ultima gara in testa al campionato. Esatto. Cioè, loro il leader della classifica. E quindi... tu come hai fatto a vincere? Cioè sei eri dietro. Credo che Ale sia velocisticamente molto pronto. Non ne ho parlato con lui, ma lo dico con massima serenità. È un ragazzo velocissimo. Chiaro che il peso di un campionato italiano a 27 anni, mi sbaglio, sì, Roberto, sì. E anche psicologicamente diverso, che vivono come me, che ne ho... Lavora molto. Che è diverso, quindi ci può anche cadere in una gara che uno non si aspetta, però non l'ha vinto quest'anno. Ma io credo come che diceva la velocità lui, ci sia lui ha giocato, per l'esperienza che ha giocato ottimamente le sue carte. Io per me, scusate. Se avessi avuto il budget prima sicuramente... È vero tutto, però... mi dispiace Roberto Bosca, la sbucure per Bentito, il campionato fo ben, cioè facciamolo un Sì, no, vabbè. Come quando avete fatto il CIR, cioè la stessa identica. Però cosa. È così, è anche, anzi, da un lato ha ancora un futuro nelle gare e si sta creando un buon futuro nell'ambiente del lavoro, perché comunque se lavora tanto e anche perché sa fare bene quello che sta facendo il suo lavoro, perché se non fosse in grado di farlo bene sicuramente correrebbe. Però da appassionati stiamo parlando mica di lavoro, stiamo parlando di cazzeggiare, cioè di correre. Ma è sempre legato al fattore delle corse questa cosa qua, quindi poi c'è da dire anche una cosa che per quanto riguarda l'ultima gara, che effettivamente, come per rilacciarmi i due discorsi, per noi era, l'abbiamo fatta 5 anni fa col trofeo Renault, praticamente una gara nuova. Ma e le gare nuove allora cosa ha fatto la vecchia Volpe, che conosceva il Como, che sarei io, sapevo che loro, Marco, erano in difficoltà e ho detto attacchiamo subito, sennò quando conoscono le prove non gli diamo più distacco. L'approccio è vero, ma è vero, ci sta. Qui ci gioca anche un po' di esperienza, ma certo. Non è che sono segreti di Pulcinella questi, però ci si prova, poi magari poteva andarmi male, dopo tre curve ero fermo, e staccavo una ruota e rimanevo lì. A Como ti sei costruito questo margine di vantaggio e piano piano poi, come si suol dire, li hai controllati. Beh, a parte un errore che ho commesso io sulla prova della Val Cavarnia, dove sono tornato e ho perso 12 secondi. Perché... Onesto, però, sì, perlomeno. Sì, sì. No, 12 secondi li sono giocati io, ho fatto una stupidata e ho dovuto fare manovra su un tornante, e quindi abbiamo facilitato il recupero degli altri. Però con la stessa onestà ti dico, il tempo di Elvis Centro, secondo giro della Val Cavarnia, con la 1600 WRC noi non l'avremmo fatto. Non riuscivamo a fare quel tempo lì, ci avvicinavamo, comunque ci avrebbe dato comunque 7, 8, 10 secondi. La tua gara di casa, Kevin, com'è andata? È stata una gara un po' in agrodolce, perché ne parlavamo prima con Manuel, noi non facevamo parte del trofeo Michelin, avevamo Pirelli, certo. E in certe condizioni Michelin ha una gomma, una mescola che avvantaggia molto, soprattutto era sul molto viscido, sull'umido. Te, hai piovuto tutta la notte. Poi comunque sì, è detto giustamente la mia gara di casa, ma abbiamo, da quando ho iniziato nei rally... Ma se non è quella, Val Cavagna, ci abiti sopra, cioè non so. Abbiamo iniziato con una teoria che è il provare il meno possibile, difatti anche quando siamo andati in Corsica i due passaggi non sono stati questo grosso problema. Cosa ti è rimasto di questo Corsica? Un'esperienza veramente che non si potrà mai dimenticare, perché comunque ti trovi a confronto con i migliori al mondo e... 1000 curve, è così definito, no? Allora, di più, 100.000 curve. Diciamo che non, sono prove con tantissime curve, forse l'allungo più lungo era un 50, ma ti diverti tantissimo perché è proprio l'ambiente che... 2016 posso... Inizia questo fine settimana, no? Sì, inizia questo fine settimana e sicuramente saremo con Gym Autosport. Sicuramente faremo due campionati in Italia che annunceremo prossimamente, e comunque devo ringraziare tutte le persone che mi permetteranno e che stanno permettendo tuttora di essere lì. Nel CIR. Quella è la nostra preparatevi, prima opzione. Ci sarà anche lui, dai. Punterà anche lui a fare il Monte Carlo, perché com'è Roberto, nel trofeo Renault chi vince almeno quest'anno? Il premio non lo so, sinceramente, non sono informato, perché spero di doverlo rifare, preferirei fare qualcosa di meglio. Voi il Renault l'avete vinto due anni fa. E per un soffio abbiamo perso produzione, anche il titolo italiano produzione, per poco, e comunque abbiamo vinto il trofeo Renault nel CIR. E quindi Manuel 2016.
Volontà sicuramente di difendere il titolo, però come si diceva prima con Kevin, non dipende solo da me, cioè la mia, questa è la volontà, l'aspirazione sportiva. Poi per correre con una VRC serve la fiducia di tutte quelle persone che quest'anno ci hanno consentito di vincere il titolo. Senza di loro diventa infattibile qualsiasi tipo di programma. Io spero sponsor. Di aver sponsor, cioè, chiaramente. Fiducia, fiducia sono gli sponsor. Senza gli sponsor con la VRC, per quelle che sono le mie disponibilità e la mia vita normale, è impossibile correre. Quindi io, come ha fatto Kevin, cambio la macchina, ma i ringraziamenti bisogna sempre farli a chi ci dà la possibilità di salire e di esserci. E alla famiglia. E alla famiglia, anche quello senza ombra di dubbio. E speriamo che questo campionato della VRC ci porti un po' di entusiasmo, lo porti anche agli sponsor, che ci consentano di difendere il titolo e che ci siano gli stessi avversari quest'anno, anche di più, così ci divertiamo ancora di più, perché tengo a sottolineare che siamo un gruppo di avversari con il casco in testa, ma fra noi non c'è mai stata una discussione durante l'anno, anzi se ci troviamo mangiamo insieme, stiamo insieme, quindi è un bellissimo ambiente e continueremo, penso e spero, così anche nel futuro. Lavorerà di meno, dai. Speriamo che possa correre di più e poi indipendentemente da me comunque, perché se lo merita e spero che raggiunga presto. Kevin, il titolo. 2016 è tuo. 2016, ripeto, sarà ancora Gio Motorsport, hai anticipato, sicuramente sarà CIR nel trofeo R3T e produzione e poi andremo ad aggiungere un possibile secondo campionato e vedremo quali tra i papabili in Italia ci darà il maggior ritorno al rapporto qualità prezzo. Loro stanno ridendo perché vedono Giovanni e Matteo cosa stanno facendo. Pur Branda, dobbiamo andare. Sì, sta diventando tardi. Manuel deve andare al Mugello. Scusami Kevin, scusami Roberto, ma buon shutdown a tutti. La trasmissione è finita, 48 minuti, sono volati. Ciao a tutti, sono bravi. Belli, vabbè, un altro discorso. Vanno veloce, li avremo altre volte. Grazie. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti.